Ah, è finalmente arrivato quel giorno tanto atteso. Avete deciso di cambiare il vostro telefono. Dopo molte ricerche online, avete un'idea piuttosto chiara del modello che volete, del suo colore e delle sue specifiche. Vi arriva finalmente fra le mani. Eccolo, la confezione elegante, le varie pellicole protettive da togliere, il brivido della prima accensione. Vi state giustamente gustando il momento, ignari dell'incredibile storia che il vostro smartphone vi racconterebbe su come diavolo ha fatto ad arrivare fin lì. Una pandemia mondiale, una nave incastrata nel canale di Suez, porti cinesi lockdown e la guerra in Ucraina. Diciamo che sono stati un paio di anni belli tosti per le catene di approvvigionamento mondiali. Seguendo lo slogan del Just in Time e inseguendo l'ottimizzazione dei costi, abbiamo creato un'impressionante rete di relazioni commerciali che coprono letteralmente tutto il mondo. Oggi vi racconto un pezzo della tipica catena di fornitura che si nasconde dietro al vostro smartphone. Certo, il vostro brand particolare potrà avere dei diversi fornitori localizzati in aree diverse. Ma nella struttura e complessità della supply chain possiamo aspettarci forti similitudini. Dunque, ipotizziamo di averlo acquistato in un negozio a Milano. Il negozio in questione non si approvvigiona certamente dalla fabbrica di Apple o Samsung o qualsiasi altra marca del vostro telefono. Al contrario, acquista i propri prodotti da un distributore locale, il quale serve ambiti più o meno grandi, a seconda di quanto è richiesta la marca o le marche che tratta. Il ruolo del distributore non è solo quello di gestire le scorte di prodotto e servire il mercato di riferimento, ma spesso riceve direttamente i telefoni, per così dire, sfusi, e li confeziona nel loro packaging definitivo, assieme agli accessori e all'immancabile libretto delle istruzioni nella lingua del mercato locale. Questi telefoni, il distributore, li importa a sua volta da un assemblatore che si trova a 9.000 km di distanza, nella periferia di Shanghai, il quale, a sua volta, riceve tutte le componenti del telefono da una miriade di fornitori diversi. Il case e la batteria al litio da Shenzhen, il processore da Taiwan, lo schermo da Tokyo, il sensore delle telecamere da San Francisco, connettori dalla Malesia, schede di rete dalle Filippine, l'accelerometro dalla Svizzera. Ah, e non dimentichiamoci del modulo di vibrazione. Sì, serve anche quello se vogliamo che vibri il telefono ogni volta che ci arrivi una chiamata o un messaggio. E ovviamente serve qualcuno che lo produca. Questo qualcuno si trova a Wenzhou, a metà strada circa fra Shanghai e Taipei, e ha bisogno di un materiale molto particolare per realizzare i propri moduli, il tungsteno. Per recuperarlo, deve tornare indietro di 9.000 km, in una fonderia di tungsteno vicino a Graz, in Austria. Ah, ma non è finita! Penserete mica che il tungsteno sia estratto lì vicino? Certo che no! Proviene a sua volta da 5.500 km di distanza, da una miniera semi-artigianale nelle colline a nord del Ruanda. Sto volutamente ignorando la filiera dettagliata di tutte le altre componenti, ma non vi preoccupate, la lista potrebbe continuare con il litio del Cile, il tantalio del Congo, la plastica dell'Arabia Saudita, l'oro dal Perù. Vabbè, dai, anche basta, non so più dove mettere i puntatori. Insomma, il telefono a chilometro zero proprio non esiste? No, direi proprio di no. Se vediamo le cose con una prospettiva più ampia, quello che abbiamo di fronte a noi è per certi versi un'incredibile ragnatela globale di scambi, il cui ultimo effetto è quello di raccogliere varie materie prime dai quattro angoli del globo, lavorarle e accumularle progressivamente nelle zone più densamente popolate di mercati quali l'Europa, il Nord America, la Cina e il Giappone. Nelle nostre città si stanno quindi accumulando piano piano enormi quantità di oro, nickel, cobalto, terre rare e altri metalli di valore, rendendo tutti quei cassetti pieni di vecchie cianfrusaglie elettroniche che ognuno di noi ha in casa delle piccole miniere potenziali. L'idea del cosiddetto urban mining per i rifiuti elettronici, ovvero il recupero di tutti quei materiali e metalli di valore contenuti in essi, è affascinante per almeno due motivi. Uno, c'è un enorme valore potenziale contenuto nei rifiuti elettronici, proprio alla luce delle elevate quotazioni di mercato dei metalli preziosi in essi contenuti. Due, recuperare e raffinare in Europa questo genere di materie prime permette di differenziare le opzioni di approvvigionamento dei trasformatori, riducendo così il rischio associato a colli di bottiglia nella catena di fornitura o a situazioni di oligopolio dei fornitori di materie prime. Ma è proprio il caso di dirlo, non è tutto oro quel che luccica. Il valore di mercato dei metalli recuperati è elevato, sì, ma sono altrettanto elevati anche i costi di riciclo necessari ad ottenerli. Come al solito, se fosse facile, lo farebbero già tutti. Vi ricordate le peripezie che servivano per separare e riciclare tutte le tipologie di plastica?
Ecco, quando parliamo di riciclo dei rifiuti elettronici, siamo ad un altro livello. Innanzitutto, dobbiamo tenere separate le varie categorie di rifiuto. Vi assicuro che un impianto di riciclo dei frigoriferi non ha nulla a che vedere con un impianto di riciclo degli smartphone, ad esempio. Poi dobbiamo fare i conti col fatto che un singolo smartphone contiene all'incirca una settantina di elementi chimici diversi, il cui processo di separazione meccanica è spesso solo il primo passo di un lungo e tortuoso processo di raffinazione metallurgica e chimica, finalizzata poi all'ottenimento di una materia prima sufficientemente pura da rientrare sul mercato. È difficile, ma ce la si fa. E dovremmo per forza imparare a farlo sempre meglio. Nel prossimo video scopriremo come un innocuo cucchiaio possa diventare un'arma implacabile a patto di avere molta pazienza. Alla prossima!